Milano Serravalle ha compiuto l'anno scorso 70 anni della propria storia, con l'apertura di oggi fa sicuramente un ulteriore passo in avanti, però continuando a coniugare la sicurezza e l'ammodernamento della propria rete con, diciamo, la qualità del servizio offerto. Sicuramente è stata un'attesa non priva di criticità che sono state superate negli anni grazie a un sistema di relazioni sinergico e virtuoso, appunto, che in cui Milano Serravalle ha interloquito con il Ministero delle Infrastrutture, con le diverse amministrazioni locali e con tutto il gruppo di lavoro, diciamo, delle aziende che hanno realizzato questo intervento. Su questo anello possiamo dire che sarà il primo sistema tangenziale in Italia e uno dei primi in Europa ad essere un anello con approvvigionamento di vettori energetici innovativi. Ricordiamoci che questo territorio soffre della criticità degli spostamenti che incidono sul costo per le imprese, per le famiglie. Garantire che gli spostamenti delle persone e delle merci avvengano in tempi accettabili e quindi con costi accettabili. La priorità in questo momento in Italia e non solo in Italia è il lavoro. Beh, chi dice no alla modernizzazione poi si convince. Se vogliamo muoverci e continuare a crescere dobbiamo appunto avere le infrastrutture che siano moderne, lo dimostra ancora di più che è veramente moderna e veramente sostenibile. Grazie e soprattutto grazie per questa infrastruttura che sicuramente contribuisce a risolvere un grande problema. È interessante l'approccio innovativo, in questo caso di Milano Serravalle, che va a migliorare una situazione esistente, non a mitigare un problema che si può avere sul territorio. Questa opera deve significare qualcosa per tutti. L'inaugurazione dell'opera che ci apprestiamo a vivere come momento di particolare significato e pregio, ha costituito per me una cosa straordinaria. Sapere, conoscere, perché inizia, perché finisce e perché è. Grazie, buona prosecuzione.